Buongiorno a tutti, eccoci allo Spazio Bocca, al Salotto, quindi in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, proprio nel cuore della città, questo spazio culturale aperto all'aperto, grazie all'idea della Libreria Bocca, in modo particolare di Giorgio Lodetti, che ringrazio tantissimo, che ha avuto davvero un'idea molto simpatica, perché per cominciare a parlare di nuovo di arte e di cultura in piena sicurezza, quindi all'aperto, proprio fuori dalla storica Libreria Bocca di Milano. In questo posto bellissimo. Questo evento durerà fino al 31 ottobre e ha il patrocinio del Comune di Milano. Io sono Vera Agosti, un critico d'arte, e sono qui insieme all'artista Emanuele Gregolin. Ciao Emanuele. È un artista che io conosco tantissimo, con cui ho lavorato moltissimo negli anni. Un artista di Novate Milanese, un pittore essenzialmente, che è partito da una figurazione di matrice espressionista, quindi con questo gesto molto febbrile, un rosso aranciato che ci dava un'idea di drammaticità, di pericolo, di allarme, e che oggi invece forme, figure e un segno più sintetiche, più essenziali, un po' che si sono asciugate, dove però il colore è sempre fondamentale, un colore che è diventato però bidimensionale. Allora Emanuele, io ti faccio la domanda che hanno fatto anche a me, proprio qui su questi tavoloni intarsiati a Apollo qualche tempo fa, quindi una domanda un pochino di rito, data la situazione che stiamo vivendo. Quindi ti chiediamo, il lockdown che c'è stato, tu come l'hai vissuto in passato? Che cosa hai fatto in quel periodo? Ma certamente l'ho vissuto con le angosce di tutti, però per combattere proprio queste angosce io ho lavorato sempre tutti i giorni. Quindi ho creato quasi una sessantina di lavori, tra piccoli, medi e grandi, ogni giorno su cartoline, giornali, carte, le mie pagine, piccole tele, medie, che riflettevano però su questo problema. E quindi all'interno di alcune opere sono apparsi dei simboli. Anche quasi in forma arcaica, perché questo Covid con questa stella negativa è diventata una presenza rossa che guarda, che sovrasta, e quindi si è molto ripetuta in questi lavori. Sì, non sono mai stato fermo. E poi hai partecipato anche a un'iniziativa delle Meduse. Le Meduse sono questo movimento artistico che ho costituito nel 2010 con una bella collettiva presso la Fabbrica del Vapore di Milano, quindi un gruppo di artisti, Emanuele Gregolin, che hanno una figurazione di ispirazione classica e attraverso di essa, quindi tramite la bellezza, ci parlano però anche di tematiche sociali attuali particolarmente scottanti. Infatti, durante il lockdown noi abbiamo realizzato una mostra virtuale, perché altro non si poteva fare, online, su Facebook e su Instagram, Le Meduse 2020, se volete seguire le pagine, Le Meduse, un altare contro la malattia. Quindi tu hai partecipato, ti ringrazio. Com'è stata questa esperienza? Che cosa hai esposto? Se ci vuoi parlare, vuoi descriverla a chi ci sta seguendo? Certo, bella di confronto, eravamo artisti diversi ovviamente, quindi tu che hai creato questo gruppo hai chiamato eterogeneità, artisti che hanno dato ognuno la propria visione, la propria presenza. Io ho lavorato molto ci lavoro già da anni, su Milano. Quindi Milano adesso era una Milano ingrigita per vari motivi, con questa presenza rossa invece. Devastante che ancora ci accompagna. Quindi le mie ultime opere, come dicevi tu, sono diventate più sintetiche, più asciutte. Ho messo ancora di più in mostra questi elementi, i pochi elementi di Milano. Abbiamo qua il Duomo, qualche grattacielo noto, e in questa presenza, in questo teatro, ecco, c'era il rosso del pericolo dell'allarme. E della nostra lotta, però, anche che deve essere tutti i giorni per andare avanti. Ricordo infatti una tua opera, La Grande Battaglia, che Ah, sta sì. proprio a sottolineare
quello che in fin dei conti stiamo ancora vivendo tutt'oggi, perché purtroppo non è ancora finita. Certo. Bene, invece oggi a cosa ti stai dedicando, cosa stai facendo, adesso che almeno siamo liberi di poter uscire di casa, come sta andando, come procede? Sì, ma io vado avanti, io sto lavorando molto sulle pagine, i giornali mi danno sempre modo di lavorare molto su questo ciclo che tu hai presentato anni fa anche. E quindi anzi ho una collezione abbastanza ampia di questi lavori, e tra pagine e tele proseguo, ecco, e molte fotografie. Io ho anche nella mia vita lavorato sul tema della fotografia, ma ultimamente in bianco e nero, sempre solo su Milano, ho creato molti lavori. E mi sembra che le tue fotografie ritoccate, quindi con interventi manuali pittorici tuoi, li abbiamo forse anche esposte qui, sì, alla libreria Bocca qualche tempo fa, sì. Beh, le vibrazioni, sì, esatto. Foto d'epoca, però ho scattato molto, soprattutto di notte, foto di Milano, e io ho una centinaio di opere fotografiche in bianco e nero su Milano, dagli interni, sì, già da qualche tempo che lo faccio, mi piace molto, partire anche di notte, con la macchina fermarmi alle 2 del mattino, dipende dai momenti, quando ritorno da Milano, dalla galleria, così, e fissare dei momenti importanti, soprattutto però legati a quello che di moderno sta nascendo in questa città, quindi sempre il confronto. E poi c'è una bellissima novità, cioè che adesso c'è anche un ulteriore spazio espositivo, o un nuovo spazio espositivo di cui ti stai occupando. Ce ne vuoi parlare, così magari possiamo anche venire a trovarci? Grazie. Sì, è uno spazio appunto che gestisco con il mio collega, appunto, che è un artista cinese, si chiama 60, posso dire il nome? 60 Contemporary Art dove ospitiamo artisti, promuoviamo, quindi non ci occupiamo solo di noi, ma anche degli altri. Adesso abbiamo ancora fino a sabato una mostra sul corpo con artisti di ieri e di oggi. Noi non vogliamo sapere solo il nome, ma anche l'indirizzo, sì, certo, gli orari, certo, eccetera, così certo, magari ti veniamo a trovare. Certo, è abbastanza vicino alla Fabbrica del Vapore, via Aosta 17, e tutti i pomeriggi fino a sabato dalle 15 alle 19. Allora ringraziamo Emanuele Gregolin per essere stato qui con noi, e ringrazio anche voi che ci stavate seguendo. Alla prossima. Grazie.